Ciao ragazzi, ben ritrovati in Andrelink e bentornati in questo nuovo Talking About. Per quanto riguarda la possibile uscita quest'anno di Diamante e Perla, dei remake, abbiamo nuovi rumor, di cui uno è palesemente falso, ma mai dire mai, e un altro è un rumor che risale addirittura a ottobre 2019, preso da 4chan. Però, tutto sempre con le dovute pinze, mi raccomando. Come sempre, se non volete spoiler di alcun tipo, potete cliccare via dal video. Se invece siete rimasti, andiamo. Questo è il leak che credo sia palese che è un falso. Pokémon Diamante Eterno e Perla Infinita. Già iniziamo bene con i nomi. E però, perché mi sembra falso? Andiamo a vedere. Questo qua dice che lavora per un negozio online. Già qui è un po' strano, ma va bene. Ci può stare. No, ovviamente non dice quali e quindi non può dire qual è la sua fonte. È certo. Per ovvie ragioni, contaci. Oggi mi hanno chiesto di fare un listino per Pokémon Diamante Eterno e Perla Infinita. Sono un fan di questo brand fin da Rosso e Blu e ho avuto l'opportunità di scoprire qualcosa in anticipo su questi nuovi giochi e quindi lo dico anche a voi. Vediamo cosa ha dovuto scrivere questo ragazzo sul gioco. Bentornati nella regione di Sinnoh, non lo metterebbero mai. Forze antiche si sono risvegliate a Sinnoh e il malvagio Team Galassia è emerso per usarlo, per usare il potere ovviamente, per i suoi scopi nefasti. Sei un allenatore di Pokémon alle prime armi e dovrai usare il potere della mega evoluzione delle mosse Z e il fenomeno Dynamax per combattere le più forti creature nel mondo Pokémon. Le più forti creature nel mondo Pokémon. Fin qui ci può stare. Proprio esagerando, ma andiamo a vedere cosa succede se fai il preordine come evento a tempo limite nel gioco. Incontrerai il professor Platan, che è apprendista del professor Rowan. Fin qui, apprendista di Platan, apprendista di Rowan ci sta. Ma andiamo avanti e aiuterai il professor Platan nella sua ricerca e avrai l'opportunità di catturare uno speciale Gible cromatico. Va bene. Che ha la Garchompite come mega pietra evolutiva. Ora, perché tu dai l'opportunità a chi fa il preordine di catturare un Gible Shiny ma con la mega pietra? Allora vuol dire che tutti quanti gli stronzi che non fanno il preordine non avranno la Garchompite? Altrimenti io mi ritroverai poi a fine gioco con due Garchompite e non so che farci. Ci sta che ci sia un evento per chi fa delle determinate azioni, per chi va a determinati eventi nel mondo reale, tipo i famosissimi Pokémon Day che c'erano a Mirabilandia, ma perché? Come bonus di preordine? Non ha senso. E poi, chi ti ha detto che ci saranno le mega, le mosse Z, la Dynamax? È vero che The Pokémon Company ti passa il fogliettino e tu devi ricopiare nella tua lingua, ma non lo fai tu il lavoro. Te lo passano già tradotto. A The Pokémon Company e insieme a Game Freak lavorano per dare i nomi ai Pokémon nelle varie lingue. Non lo fanno in Italia, Nintendo, lo fanno The Pokémon Company e Game Freak e ti danno anche ciò che devi scrivere nella tua lingua già tradotto. Quando ti portano la scatoletta con il foglio già bello e tradotto, non lo devi fare tu. Ma ti arriva un mese massimo prima e non ti danno informazioni proprio perché ci sono questi leak e rumor che Nintendo sta cercando di limitare. Non esiste che tu abbia già questo testo. Non esiste proprio. Quindi mi sembra palesemente falso. Se poi io si rivelasse vero, va bene, ho sbagliato. E poi questo mi piace di più. Il mio sesto senso però mi dice che potrebbe essere vero. Andiamo a vedere. Questo è un post preso da 4chan nell'ottobre del 2019 di un tizio che ha predetto Mr. Mime Formagalar. E così anche la sua evoluzione, Mr. Rime. Ha menzionato anche la meccanica dei nuovi fossili. Va bene, quindi insomma è uno che ci ha preso piuttosto di prepotenza. Però insomma a ottobre, se tu sei un giornalista, hai già il gioco pronto, quindi beh, vabbè. Vediamo un po'. Dice anche che i remake di Sinnoh avranno la meccanica di Let's Go. E qui sotto riporta quello che ha scritto.
Mr. Ram di Galar, più come funzionano i nuovi fossili, e ci sarà anche che nel 2020 usciranno i remake di Sinnoh con la meccanica di Let's Go. Però dice la cattura di Let's Go, non dice tutta la meccanica dei Let's Go, perché di Let's Go ne abbiamo avuto solo uno e la cosa più brutta è stata che hanno rimosso le lotte contro i selvatici, quindi c'è solo la cattura. Però dice solo la cattura. Potrebbe anche stare a indicare che è tutto il concetto di Let's Go. L'unica cosa che si può dire che ha sbagliato è che i remake di Sinnoh sarebbero accaduti nel 2020. Il che potrebbe essere avvenuto, il rimando, perché hanno fatto uscire i DLC di Spada e Scudo. No, escluderei questa ipotesi perché abbiamo avuto un piccolo assaggio di DLC a gennaio 2020. Quindi i DLC erano già in lavorazione, perché in genere Game Freak appena finisce un gioco si mettono subito a lavorare a quello successivo e dubito che potessero far uscire comunque un gioco, un remake imponente e importante come Diamante e Perla nel 2020. E sì, è vero anche che ai DLC ci hanno lavorato un gruppo di supporto, un gruppo di giovani talentuosi che poi andranno a lavorare ai successivi giochi. Ci sono sempre appunto questi ragazzi più giovani che devono farsi le ossa su DLC o anche remake. È successo con Sole e Luna, che hanno fatto un gioco totalmente da zero e hanno lavorato anche a Ultra Sole e Ultra Luna, e hanno sicuramente lavorato poi a Spada e Scudo dopo essersi fatti le ossa su giochi sì nuovi ma con un minore impatto di forza lavoro, ecco, ed infatti il risultato si è visto. Comunque sia, escludo totalmente il fatto che Diamante e Perla non siano usciti nel 2020 per far spazio ai DLC, lo escludo totalmente. Poi ci sono sempre quelli che si lamentano, giustamente, c'è chi dice che potrebbero, c'è chi assolutamente non vuole il battle system che venga tolto dagli incontri selvatici, c'è chi dice che potrebbero metterlo magari a tempo o implementare le lotte e la cattura poi stile Let's Go. Il che richiederebbe uno sforzo della CPU non indifferente per cambiare totalmente assetto da una lotta selvatica a quando vai nella borsa a prendere la ball per catturare Pokémon e il Pokémon si mette a zombettare di qua e di là. No, lo escludo, però mai dire mai. Potrebbero semplicemente fare come Let's Go e togliere totalmente le lotte contro i selvatici, se non contro i boss. Anche se c'è chi dice che lo stile di Let's Go visivamente non è male, perché è molto colorato e a Sinnoh ci starebbe bene. Sì. E attenzione, io sono d'accordo, perché c'è anche... spero che usino l'engine di Let's Go Pikachu e Eevee e non quello di Spada e Scudo. Non è che l'engine di Spada e Scudo è fatto male, è che non è rifinito, sono le texture a non essere rifinite. Ed infatti c'è chi dice che l'engine di Spada e Scudo è stato costruito da Let's Go, quindi alcuni commenti lasciano il tempo che trovano perché non si informano minimamente. C'è anche chi dice che appunto i DLC sono strutturati molto meglio del resto del gioco, e sono il primo a dirlo. Magari il primo DLC, l'unica cosa bella che non mi dispiace è il pantano. È quando sei nella palude, simil palude con tutti i Pokémon, nell'isola dell'armatura, mentre le lande innevate della corona mi sono piaciute infinitamente. Sì, texture della terra e dell'erba un po'... stiracchiate, un po' blande, ma in tutto sommato gli eventi sono stati piuttosto belli. L'unica cosa che non vorrei vedere in un remake è la meccanica di cattura. Vuoi farmela griglia? Vuoi farmela stile Let's Go? Ok, ma non mi mettere, o meglio, non mi togliere la possibilità di combattere i selvatici. Ti prego, no, non lo fare. L'ultima cosa che dice anche qui un utente è che perché 2020 se l'anniversario è il 2021? Ecco, ovviamente c'è sempre il dissidente che dice mi sono annoiato a giocare a Pokémon Let's Go, quando in realtà sono molto divertenti da giocare. Sapete com'è, bisogna buttare merda su canto, quindi ehi, fanno schifo. C'è anche ovviamente chi non capisce
sembra fake perché i giochi uscirebbero quest'anno e non il prossimo. Cos'è che non hai capito? Volevo insomma tenervi informati su quello che accade intorno a Pokémon. Vi lascio come sempre il link in descrizione se volete andare a controllare questa pagina, ci sono tantissimi rumor. Personalmente però mi piacciono molto quelli che parlano di Pokémon Diamante e Perla, non perché io sia un Sinnofag, ma perché semplicemente mi piace Pokémon, l'ho sempre detto, non mi stancherò mai di ripeterlo. E parlare anche, insomma, farvi sapere quello che sta succedendo e quello che potrebbe succedere e quello che è palesemente fake, se poi magari appunto si rivela vero, sti cavoli. Comunque sia, sempre tutto con le dovute pinze, mi raccomando. E vi prego, non andate in hype, non lo fate, vi prego. Ragazzi, io come sempre vi ringrazio per aver seguito il video. In descrizione trovate il link per Instagram e a Gaming Leaks and Rumors. Inoltre, se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e noi ci vediamo, come sempre, al prossimo video. Bye bye!